mia migliore amica è stata la Monster. Ma è stata un'arma a doppio taglio. Cosa è successo? Allora, Day 1, faccio tutte le prove di camera, eccetera. Tutto a posto, andava bene. Ok, si vedeva pure bene. Quindi i miei avversari al bacio. Metto il tappetino qua, la webcam la tolgo, la metto di qua, metto l'altro treppiedi, e inizio il torneo alle 18. Ok, tutto a posto. Turno 1, becco Mirror e vinco. Ok, parto 1-0, andava bene. Finisco in 40 minuti, il tempo era 50 il remoto. Finisco in 40 minuti, riporto il risultato, ok. Secondo voi quanto ho aspettato per il round 2? Io stavo insieme ad Andri, comunque, ragazzo del podcast che se l'avete seguito. Stavo insieme ad Andri. Un'oretta, bravissimo, un'oretta. Ho aspettato un'ora per fare il secondo turno. 520 cristiani. E... c'è un'ora. Remote duel 500 cristiani. Con tutto automatico, non è tipo il Wise Sirl, eccetera. E c'erano anche tante mancanze comunque, perché chi si era iscritto non era entrato subito, oppure chi aveva perso il turno 1 perché era entrato tardi, chi non si è presentato proprio perché alcuni pure hanno vinto di Game Loss. È tantissimo. Cioè, quella, se la partita dura 50 minuti, per aspettare al turno 2 un'altra ora. Cioè, sono praticamente tre partite. Comunque, passa un'ora, ricomincia. Turno 2 becco... Sprite. Sì, Sprite. Vinco. E sto 2-0. Ho detto, vabbè, ok. Cioè, non me l'aspettavo fin troppo semplice. Perché era il primo remote, quindi ci sta comunque miscommunication. Infatti le cose non le capivo. Perché chi teneva il microfono in culonio, chi teneva altri problemi con la cam, era un buon bordello. La cosa che più avevo paura era del cheat dell'avversario, però. Mi sono portato... Oh, boh, raga, solito, ho portato tier. L'ho fatta pure vedere la lista. Però mo penso che la cambierò. Vi faccio uscire comunque pure il video. Becco un altro Sprite, vinco. Ok. Finisce. Sono già le 9 qualcosa. E abbiamo fatto solamente due turni. Diciamo, fai remote e non ti preparare, sei troppo onesto. Vabbè, ma... cioè... io già non so fare le magie che molti sanno fare. Poi immagina città remote 2, cioè che cazzo me ne frega. Porco Dio. E niente, comunque becco... cosa faccio? Sprite, vinco. Passa un'altra ora. Le 9, iniziamo il turno 3 alle 10. Dalle 6 alle 10 solo due turni avevamo giocato. Ok. Non quadrava un cazzo perché era tardissimo. E avevamo fatto solamente due turni ed erano 10 turni. 8 il day 1 e 2 il day 2 poi la top. Ok. Becco un altro mirror, vinco. Stavo 3-0. Ed erano... fatemi calcolare, un'ora per giocare il primo. Un'ora ho aspettato, un'ora, 9, 10, erano le 11. Abbiamo aspettato, dopo il 3-0, un'altra ora e mezza, non un'ora, un'ora e mezza, questo proprio mi è rimasto proprio impresso. Turno 4, becco Bestial Dragon Link, G1 vinco, G2 perdo, G3 apre doppio Bestial, Lubellion, DD Crow, Quick Launch, ovviamente non posso fare un cazzo. Perdo da questo e sto 3-1, che si era aperto bannato. Ed era mezzanotte e passa. Era mezzanotte e passa. E stavamo solamente al quarto turno, ne dovevamo fare altri 4. Può mai andare tutto bene? Non va tutto bene, ovviamente. Passa un'altra mezz'oretta invece ora. Passa una mezz'oretta ed erano tipo l'una già. Becco un altro sprite, vinco. L'ho vista pure io. A me non piace in realtà, però ci può stare il concetto della lista. A me super poli fa cagà. Però se beccavo i matchup che ho beccato andava bene.
Perché molti chiudevano sempre Dweller. Ecco. Sì, ho sucato 7-3, che merda. Ma cosa se fai Keldo devi aggiungere a forza, no? Dipende dal testo di Keldo, mi sembra di sì. Niente, le buste di partecipazione. Molto, una grande vittoria per l'umanità. vabbè, comunque becco su Sprite, vinco. E stavo 4-1. Passa un altro retta, erano le 2. No, era l'1 quando ho startato. Ho vinto in mezz'ora, però ho dovuto aspettare che dura sempre 50 minuti. Comunque inizio il sesto turno alle 3. Perdo, becco un ragazzo che poi mi hanno detto che è noto cheater. E ovviamente è successo quello che mi aspettavo dal remote. Perdo G1, avrei bannato, era mirror, scusate. G2 vinco. G3 ribalto e faccio dueller. Ok? Faccio dueller, tre carte in mano, lui tre carte e sciaffolini che non potevo utilizzare, cioè io dueller, tre carte per le rei, non stavo forte. Fa sciaffolino, in cenno a dueller, si rimischia la sua instant fusion perché lui era partito distant, si rimischia la sua instant fusion, gli faccio spaccare, gli faccio mettere le carte sotto da sopra, passo il turno. Ovviamente che pesca, secondo voi, l'unica carta che lo fa giocare è Instant Fusion. Perdo la partita. E poi mi hanno detto che sto ragazzo non farà nomi, non farò nemmeno nomi di chi me l'ha detto, è noto cheater, perché comunque ha solamente risultati a remote, IRL non ha mai fatto un cazzo, quindi me l'hanno classificato così, perché così già lo conoscevano, a me era il primo. Meno 12 ore di sonno e più 6 mesi di partecipazione, bravissima. E comunque, tutto ciò era successo alle 3 del mattino. È durata un'altra oretta sta partita. Mi becco il cheater, perdo. E sto 4-2. E tanto 7-1-2 si entrava sicuro. Ho detto, vabbè, continuerò a giocare, vediamo come va. Turno dopo inizia verso le 5. Molto bene, perché avevo iniziato alle 3. Un'oretta quello, alle 4. Passavo un po' di bordello. Un'altra oretta per aspettare, sono fatte le 5. 5, becco un altro mirror, vinco. Sono le 6. Vinco in mezz'ora. No, vinco in 40 minuti, scusatemi. Vabbè, ma italiani, cioè, io non mi sento dire niente, sinceramente. Poi ognuno fa quello che cazzo vuole. Remote 2 lo schifo. Io l'ho fatto solamente per il Rosic di Dortmund, vi dico la verità. Comunque, becco un altro mirror, vinco. Sono le 5:40. Cosa faccio io che mi ero preparato? Due Monster, ok? E ne avevo bevuta già una e stavo un'altra metà. Avevo mangiato un po' di pizza che mi ero lasciato. 5:40 di mattina. Un po' di pizza che mi ero lasciato. Cosa faccio? Perché avevo vinto in 40 minuti. Ho detto, vabbè, ci vorranno almeno altri 40 minuti per aspettare l'ultimo turno. Ho detto, vabbè. Mi poggio sul letto e mi metto su YouTube, su Instagram. Cosa succede secondo voi quando mi poggio sul letto? Io tutto intontito con le monster che avevo mangiato. Mi addormento. Mi addormento. Non ce la facevo più. E cosa succede poi quando mi addormento? Mi sveglio. Fortunatamente dopo 40 minuti. Dopo quei 40 minuti io vado a vedere, prendo il telefono, dico, oh cazzo, ma io mi sono addormentato, erano le 6 e mezza più o meno. Vedo, ho detto, oh cazzo, ho perso la partita, mi sono addormentato, avranno già startato. No, non avevano startato, mancavano 2 minuti allo start. Io tutto intontito, che ero pieno di monster, del cibo, non avevo dormito, e incazzo, prendo, mi alzo, mi risiedo. Entro in lobby, saluto Loppo, non stavo capendo, non vedevo nemmeno le carte. Tiro il dado, perdo il dado, era mirror, perdo praticamente perché il G1 io non mi ricordo nemmeno cosa io abbia pescato. Il G2 mi sono ripreso un po', però ho perso uguale che aveva aperto doppio bis al tipo. Comunque in tutto questo io stavo storditissimo,
morto perché mi ero addormentato e mi sono risvegliato giusto quei 40 minuti, e io pensavo avessi perso perché mi fossi addormentato. Invece no, avevo 2 minuti, sono entrato con gli occhi chiusi, praticamente stavo così, non capivo un cazzo. E vabbè, perdo quel game, sto 5-3, ho detto vabbè, morto, addio. Poi vedo che stanno infiniti drop, ho detto ma sai che c'è, secondo me il D2 lo faccio uguale e forse qualche 7-3 entra, anche perché ho visto che LeBlanc, Pac e pure Oban stavano nel mio stesso risultato e non avevano droppato. Devo comprare level up. Comunque non avevano droppato. Ho detto vabbè, allora se questi non hanno droppato sicuramente ci sarà qualche possibilità che qualche 7-3 entra. Infatti il D2 che stavo fresco, piglio, vinco, sempre alle 6 startato, le 6 di sera, vinco contro uno, vinco contro l'altro, sto 7-3, ho detto vabbè, non entrerò mai perché tanto la mia solita fortuna. Infatti non sono entrato. Sono entrati tutti 7-1-2, 2-7-3. E vabbè, l'ho preso in culo. In tutto questo, mi sono la mia, diciamo, esperienza o il mio pensiero sul Remote Duel non è cambiato, perché come chi mi segue già da un po' sa cosa ne pensa il Remote. E questa esperienza praticamente mi ha fatto beccare un cheater. Io che mi sono addormentato perché erano orari... No, non sono entrati. Stavano come me, sono andati, ho fatto tipo 44esimo pacchio, 41esimo e gli altri non mi ricordo. Comunque orari insostenibili, cheater dall'altra parte, no, ha vinto Urena il remote. Comunque ho speso 25 euro. Infatti, sto Remote Duel, non dormire 13 ore, perché De uno in totale se ne sono andati 13 ore. E prendere in culo, praticamente. Grazie, Jedi, per il follow. Comunque, il mio pensiero generale è rimasto che Remote Duel fanno cagare. Ma fanno cagare proprio in tutti i sensi.